della Caratese Pagliari, nostro ex 0 verde. Prima del fischio d'inizio, in occasione delle manifestazioni per il centenario della società teatina, premiati il tecnico della Recanatese Giovanni Pagliari, ex attaccante neroverde per 5 stagioni dall'89 al 94, per lui 130 presenze, 17 reti, una promozione in C1 ed il compianto Giuseppe Farina, che ha vestito la casacca dei teatini negli anni 40. Ancora assenti Aquilanti, Lucarelli ritrova però Bassini, che va subito ad occupare il centro della difesa. Per il resto 3-5-2 confermato, con la coppia offensiva formata da Orlando e Fabrizi. La capolista recanatese vuole riprendere il nuovo anno così come va lasciato il 2021. Allora Pagliari si affida al 4-2-3-1 con l'ultimo arrivato Meloni già in campo in luogo di Somma. In avanti l'unico riferimento offensivo è Defendi. Ritmi blandi tra le due squadre nei primi minuti, ma è la formazione di casa a provarci al sesto. Calcio di punizione interessante di me, che calcia sulla barriera, poi il pallone acquista una traiettoria beffarda che per poco non beffa Orbietis. La pausa di un mese si fa sentire, ma con il passare dei minuti i leopardiani crescono, trascinati dal solito sbaffo. Il numero 10 conquista la sfera a centrocampo e, dopo aver vinto un paio di rimpalli, prova la conclusione dei 30 metri con la sfera che sbatte sull'incrocio dei pali con Forti immobile. Si dispera Baffo a due passi dall'Eurogol. Il Chieti prova a sorprendere la capolista con le ripartenze, così come avviene al 27esimo, quando Pietrantonio sfugge a Meloni e va giù in area di rigore, ma è giusta la decisione di Fantozzi di non concedere il penalty. Gli ospiti provano a scardinare la difesa con delle sventagliate da lontano a liberare gli esterni, come avviene al 40esimo con Quacquarelli, che lascia sul posto Chiacchi, attenti però i suoi compagni in aria a liberare la sfera. Alla fine dei primi 45 minuti è 0-0. Chieti molto intraprendente ad inizio ripresa, che passa un po' a sorpresa anche a condurre la contesa. Calcio di punizione perfetto anche dopo di Pietrantonio, che incoccia il palo sulla sfera, si avventa Luca Fabrizi, che di piatto deposita in fondo al sacco. Poi la corsa sotto la curva Volpi per festeggiare l'ottavo centro in stagione. Il gol dello svantaggio risuona come una sveglia per la Recanatese, che si getta a capofitto alla ricerca del gol. L'occasione capita al 20esimo sui piedi del solito sbaffo, che aggancia bene in aria, ma da due passi incredibilmente cestina sull'esterno della rete. Recanatese a trazione offensiva quando mister Pagliari manda in campo anche Ferretti, passando al 4-2-4. Nel Chieti invece c'è l'esordio di Elwasni a fargli spazio tra gli applausi l'autore del gol Fabrizi. La Recanatese spinge ma non riesce a pungere, con il Chieti sempre ordinato in fase difensiva, che dopo aver sofferto poco nulla nei minuti di recupero può festeggiare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche, che stava diventando sempre di più tabù della squadra di Lucarelli. Con questa vittoria il Chieti esce dalla zona play-out e domenica prossima contro il Nereto, occasione d'oro per cambiare il volto della stagione. La Recanatese incappa invece nella seconda sconfitta stagionale, che però non scalfisce l'ottimo cammino fin qui avuto. Abbiamo fatto un secondo tempo di grande sofferenza, però bisogna dirlo, con la Recanatese che teneva palla, con la loro qualità ci facevano girare, noi eravamo organizzati e gli concedevamo questo tipo di giro palla sterile, volendo in alcuni momenti. Con i traversoni e con le palle inattive ci mettevano in difficoltà, perché hanno struttura, quindi il fatto di consegnare palla a loro e noi scivolare e cercare di tenere campo in ampiezza, grazie anche al fatto che ci siamo allenati qualche volta sull'Angelini questa volta, quindi la società la ringrazio, perché mi ha messo a disposizione l'Angelini, 3-4 volte siamo venuti qui a fare allenamento e ci siamo resi conto che veramente ci alleniamo su un campo quasi da calciotto e poi giochiamo su uno stadio, in uno stadio, e fa veramente tanta differenza. Invece il fatto che ci siamo allenati qualche volta di più su questo stadio, su questo campo, anche se non sta nelle migliori condizioni, però secondo me ci ha anche aiutato. Paradossalmente adesso arriva una sfida più difficile di quella con la Recanatese. Sì, assolutamente sì, perché adesso noi non dobbiamo commettere lo stesso errore che ha commesso forse, ma non lo so, la Recanatese, e dobbiamo essere concentrati. Noi adesso dobbiamo avere questa umiltà che abbiamo avuto oggi, se c'è bisogno di soffrire pure domenica prossima, ma portare 3 punti. Adesso è troppo importante continuare a fare punti nelle prossime partite, e domenica è decisiva. Penso che non abbiamo fatto una grandissima partita, anche se abbiamo, cioè, se c'è stata una squadra che ha giocato a calcio è stata la Recanatese, perché il Chieti ha fatto solo una partita difensiva, doveva fare quello,
e poi quando nel calcio vinci su una punizione, l'unico tiro in porta, allora tutti i complimenti, magari col Pinedo che hanno tirato 7 volte in porta e perso e la squadra ha fatto male, perché il calcio è fatto dei luoghi comuni, di frasi fatte. Qui se c'era una squadra che ha giocato a calcio è stata la Recanatese, creando molto poco rispetto alla mole di gioco e quello che creavamo le altre settimane. Non abbiamo tirato molto, loro sono stati bravi in fase difensiva. Poi una volta che sono andati in vantaggio hanno sfruttato questo vantaggio, insomma l'hanno tenuto senza rischiare più di tanto fino alla fine. No, a me non mi preoccupa niente, non è che siamo il Real Madrid, io mi preoccupo il fatto che la squadra deve ritrovare lo spirito. Oggi l'unica cosa che posso dire ai ragazzi è che ho visto un po' di superficialità, perché secondo me anche il primo tempo che andavamo con una facilità, giravamo la palla con una certa facilità, pensavamo che il gol prima o poi venisse. Ecco, se devo rimproverare una cosa della mia ex squadra è quello, però hanno provato sempre a giocare, c'è un gruppo straordinario, ma non è che se noi non vinciamo è una sorpresa che stiamo lì, perché ci sono squadre che hanno speso molto più di noi, perciò noi dobbiamo seguitare a fare il calcio che abbiamo fatto finora e vediamo quello che succede, insomma.